Gentili signore e signori, un cordiale buonasera da Andrea De Luca, buonasera Massimiliano Lelli. Buonasera a tutti. Immagini registrate questa mattina per l'ultima tappa della settimana internazionale di Coppi e Bartali. Vi stiamo parlando dal luogo dove finirà questa settimana, Massimiliano Lelli, Rocca Pelego, il tappone di questa Coppi e Bartali. Sì, è un tappone molto impegnativo. Non ci sono salite eccessivamente dure, ma comunque nel totale i ragazzi faranno 3.300 metri, che non sono pochi. E poi il finale arriviamo quassù ai 1.000 metri. La partenza da Pavullo nel Frignano, oggi tutta la valle del Frignano col parco del Frignano verrà percorsa da questa gara, tre gran premi della montagna, abbiamo detto il tappone. Qua intanto siamo con le operazioni della cerimonia protocollare, vedete la donazione al gruppo sportivo Emilia da parte della società di un defibrillatore. E andiamo a sentire l'intervista proprio al patrono Adriano Amici. Inseriti in un contesto internazionale molto importante, perché oltre ai giovani abbiamo delle squadre professional che hanno anche i giovani, però sono già collaudati. Pertanto è un insegnamento per queste squadre giovanili di cominciare a provare quello che è la fatica vera nelle corse importanti. Avete regalato pioggia e sole, tutte le condizioni atmosferiche in questa Coppa di Bartali. Ormai è un classico, se noi sono già 13, no, ormai ha raggiunto la 18esima età, per cui è maggiorenne, ogni anno un giorno di pioggia l'abbiamo trovata. Tanti giorni belli, ma un giorno di pioggia in ogni manifestazione l'abbiamo trovata e non abbiamo potuto farcela mancare anche quest'anno. Ed era Adriano Amici, presidente del gruppo sportivo Emilia, organizzatore storico della settimana internazionale di Coppi e Bartali e di tante gare in Italia. E qui abbiamo ancora con le immagini la premiazione, particolare e significativo, l'abbiamo vista, la consegna di questo defibrillatore che verrà utilizzato in tutte le gare del gruppo sportivo Emilia da parte della EMD. Quindi si guarda, si controlla anche il Garibaldi per questa gara che vede Ben Swift partire con la maglia di leader con 41 secondi di vantaggio su Mattia Kvasina, con 1 minuto e 15 su Francesco Manuel Buongiorno. Se fosse un direttore sportivo, Massimiliano Lelli, in Kvasina e Buongiorno come imposterebbe questa tappa? Ma io credo che Swift è in grande condizione e ha anche una buona squadra, non sono al completo, però comunque ha due o tre uomini molto importanti che nella fase finale lo possono veramente aiutare. È chiaro che la Bardiani deve giocarsi il tutto, deve cercare di portarlo veramente nell'ultima salita il più stanco possibile per poterlo attaccare. E allora andiamo a sentire un po' gli attesi protagonisti della tappa odierna. Ben Swift è inquadrato, maglia verde di leader della generale, dovrà difendersi degli assalti dei signori che adesso sentiremo in intervista. Davide Rebellina, oggi c'è il sole, quindi non ci sono più le problematiche dell'altra volta. Sì, una giornata di sole molto meglio per tutti, il percorso oggi è molto duro e vedremo un po', cercherò veramente di provare qualcosa per cercare di vincere la tappa. Oggi punti alla vittoria di tappa? Sì, direi di sì, se la condizione è buona e poi si vedranno sicuramente più forti perché è un percorso veramente selettivo. Pensi che ci sarà corsa dura perché Swift non è uno scalatore? Penso di sì, molti avranno interesse ad attaccare. E credo ci siano molti attacchi non solo nell'ultima salita ma già da prima. Valerio Agnoli, oggi obbligate a fare corsa dura perché c'è Swift che non è uno scalatore. Sì, oggi è giornata decisiva, ovviamente Ben non è un corridore da meno, quindi credo che difficilmente si potrà staccare, perché comunque sia parliamo di un grande campione, parliamo di una grande squadra che è la Sky, quindi ovviamente anche loro hanno ottimi corridori come Siuzzo e come anche se il Nao non è al 100%, ovviamente noi dell'Italia vedremo di gestire la gara nei migliori dei modi, però di certo non siamo solo noi quelli che vogliono vincere questa tappa. Hai ambizioni di vittoria oggi? Beh, ovviamente, se no non ero qui. Ho accettato questa maglia azzurra apposta per questo, perché mi piacciono le sfide e mi sta cominciando a piacere questa situazione di poter avere una squadra per me e poter apportare al massimo le mie ambizioni, quindi ecco. I ragazzi, devo dire, devo fare un ringraziamento a Davide per questa grande esperienza che mi ha segnato tanto. Ringrazio anche molto i miei compagni di squadra che, anche se sono giovani, si sono dimostrati grandi professionisti, quindi cercheremo oggi di poter conorare al meglio questo giorno, questa corsa a tappe. Damiano Cunego,
oggi potrebbe essere la giornata. Qua hai vinto qualche anno fa, qua vicino, quindi il posto ti porta bene. È vero, questa è una corsa che mi ha sempre portato bene in carriera, ho vinto diverse volte. Oggi vediamo, potrebbe essere un buon banco di prova anche per me, perché in fondo non è che abbiamo corso moltissimo quest'anno, quindi ogni occasione è buona per provarci in vista anche dei prossimi appuntamenti. Sarà tappa dura, credo, perché il ragazzo di fianco a te, se vuole vincere la generale, deve fare tappa dura. Esattamente, penso che loro oggi hanno un compito molto importante, che è quello di veramente crederci fino alla fine per cercare di vincere la tappa e quindi anche di tenere la corsa. Penso, non dico niente, ma li ho visti andare molto forte, soprattutto anche l'altro giorno con il maltempo, quindi penso che abbiano una buona condizione fisica. Oggi problemi di freddo non ce ne sono e dovrei attaccare per staccare Swift. Sì, oggi è una bellissima giornata, sicuramente verrà una corsa dura per il percorso, comunque se vogliamo provare a fare un bel risultato io con i miei compagni dovremo provare appunto a fare una corsa abbastanza tirata e per cercare appunto di riuscire a mettere il più in crisi possibile Swift, che si è dimostrato fortissimo, e proviamo, penso sia l'unica soluzione. Allora, abbiamo sentito le parole di coloro che dovranno provare a mettere in difficoltà il corridore inglese che a sorpresa ha vestito la maglia Sogliano Rubicone con una grande impresa in un giorno da tregenda con pioggia e freddo. Oggi condizioni meteorologiche che cambiano e la partenza da Pavullo nel Frignano, tre giri di questo circuito cittadino di 4 km e poi prenderanno la via per andare su e giù per l'Appennino modenese. Ma sono curioso anche di vedere Rebellin, perché non ha niente da perdere, dunque farà il massimo per cercare di vincere la tappa, e come ha detto anche Cunego è un banco di prova importante in vista anche insomma delle grandi corse. E allora intanto i corridori stanno effettuando la fase di trasferimento che li porterà a conoscere questo circuito cittadino, poi pronti via e inizieranno un giro che li porterà ad affrontare tre gran premi della montagna. Le caratteristiche di questo percorso, Massimiliano Lelli? Ma le caratteristiche, le salite non sono dure, però come dicevo prima non c'è un metro di pianura, il dislivello altimetrico che è quello che poi guardano maggiormente i ragazzi, perché diciamo proprio nel libro della corsa, nel Garibaldi, come tutti chiamano, il corridore normalmente guarda l'altimetria totale della tappa e sono comunque 3300 metri, che più o meno equivalgono alla tappa che abbiamo percorso venerdì in condizioni veramente pessime. Allora, gli scalatori presenti alla settimana internazionale Coppa e Bartali devono fare corsa dura per cercare di mettere in difficoltà un Ben Swift che ha dimostrato di essere un grande atleta, lui campione del mondo Scratch 2013 su pista. È un po' a sorpresa, diciamolo, in testa questa classifica generale della settimana internazionale di Coppa e Bartali. Ma ha una grande condizione, però attenzione, è un ragazzo che comunque pesa 74 kg oggi. Secondo me lo metteranno in difficoltà, ripeto, ha una buona squadra, non sono al completo, ma si cercherà di difendersi veramente con i denti. Ed ecco, con l'immagine completato il giro del circuito di trasferimento, ma secondo me la partenza, la gente Andrea, in attesa. Intanto abbiamo visto l'ex direttore sportivo di Romeo Venturelli, 100 anni, complimenti. Direttore sportivo di quella che è la leggenda del ciclismo di questi luoghi, Romeo Venturelli, collega Marco Spastonesi, ha scritto un libro, pronti via come se fossimo a un gran premio, si parte subito con grande capacità per cercare di ritagliarsi uno spazio da protagonista, questa volta è Marco D'Urbano della GM Cycling Team, protagonista di una partenza a razzo. Dicevamo, Romeo Venturelli, un grande del ciclismo che non ha raccolto quello che poteva raccogliere perché era anche un personaggio alquanto anomalo, soprattutto per quei tempi, magari ai giorni nostri sarebbe stato più normale, e il collega della Gazzetta ha raccolto alcune delle sue incredibili imprese in bicicletta e soprattutto lontano dalla bicicletta. Romeo Venturelli era di qui, passeremo tra l'altro dal suo proprio paese natale che attraverseremo proprio alla fine a Sassostorno, alla fine di questa tappa.
ma non è il solo grande delle zone dell'Appennino, perché negli anni 30, sul finire degli anni 30, Trogi, un modenese, andò a vestire la maglia rosa, primo modenese a vestire la maglia rosa nel, credo, il Giro d'Italia del 37, quando alla prima tappa Milano-Torino arrivò in solitaria, e quindi altro protagonista del passato del modenese, Trogi. E qui abbiamo quindi le prime fasi di gara con ancora il gruppo che cerca di recuperare su quelli che volevano creare una fuga. E adesso facciamo un salto in avanti invece, andiamo nella fase clou determinante di questa tappa, di questa quarta tappa. E qua vediamo i volti rilassati e sorridenti dei corridori, anche perché oggi il tempo è ideale per andare in bicicletta. Ma sì, ideale anche come temperatura, dunque ti stimola anche veramente a cercare di andare in fuga, soprattutto quei ragazzi che non hanno ottenuto dei grossi risultati. Ce ne sono tantissimi, perché poi in realtà sono 5 tappe. È stata veramente una bellissima, fino ad ora una bellissima corsa, questo Coppi e Bartali, molto intensa anche dal punto di vista dei percorsi, come ha detto anche Adriano Amici, una giornata di acqua, intensa su tutto, e oggi è ancora aperta. Ancora tutto aperto, seguiremo questa tappa. Ricordiamo che oggi l'arrivo è situato a Rocca Pelego, frazione di Pieve Pelego, siamo proprio a due passi dalla Betone, da tra l'altro questo paese si vede anche il Monte Cimone completamente innevato, perché l'altro giorno quando pioveva in Romagna qui ha nevicato. E tra l'altro proprio a Rocca Pelego è stata fatta una delle più stupefacenti scoperte archeologiche dell'Italia settentrionale degli ultimi anni, ovvero le mummie di Rocca Pelego, 281 corpi inumati, 60 perfettamente mummificati, una grandissima scoperta. Adesso è stato creato un museo che viene ospitato proprio nella rocca. Intanto con le immagini abbiamo fatto questo balzo temporale e siamo arrivati all'ultimo Gran Premio della Montagna. Ultimo Gran Premio della Montagna, la situazione in gara vede un corridore solitario in testa davanti a tutti, è inquadrato in questo momento dalla nostra moto di ripresa 1 con Francesco Simola e Nazareno Agostini, è un corridore sloveno dell'Adria Mobili, Roglic. Questa è una salita di 6 km con una pendenza media del 10%, e qua è dura, dura veramente, si vede anche proprio dall'immagine che cerca di trovare la forza, ma è un tratto molto duro. E alle sue spalle naturalmente si sta svolgendo la gara per la vittoria di tappa e per la classifica generale. Menties, lo vediamo in maglia bianconera, hanno 2 minuti e 50 secondi in questo momento, hanno appena imboccato questa salita che li porterà a statale 12. Menties, buongiorno, Kvasina, stanno cercando di staccare, lo vedete, Rebellin, il gruppo con Rebellin, Pelizzotti e Nao, e uno Swift che ciondola a destra manca, quindi fase importantissima della gara, alle spalle di un solitario Roglic, Menties, ecco qua che diversità di pedalata per Roglic, che tra l'altro è in fuga solitaria da più di 100 km, quindi complimenti veramente a Roglic. Menties, il sudafricano, buongiorno Kvasina, con Rebellin che si sta portando sulle ruote di Kvasina. Molto bene Menties che sta rilanciando l'azione, vediamo dietro Emanuel, buongiorno, che fa un po' di fatica, e anche Rebellin. Swift si sta staccando in questo momento, qua in tratto molto duro, in penna, qua ragazzi veramente vanno su con il 39-27, rilancia ancora l'azione il corridore sudafricano. Allora Menties con buongiorno Kvasina e Rebellin, un quartetto all'inseguimento di Roglic, il sudafricano è stato quello che è apparso con la pedalata più agile, mentre invece ben diversa la pedalata di Roglic, molto pesante. Naturalmente la telecamera non dà bene l'idea della pendenza, perché siamo con pendenze che arrivano in alcuni tratti, come quello che stava affrontando Roglic prima, al 15%. Allora rilancia l'azione Menties che va via molto più in agilità, poi buongiorno si volta indietro a controllare la situazione, importante, importantissimo, perché stanno guadagnando terreno nei confronti del leader della generale, Ben Swift. Menties guadagna 10 metri, ma attenzione anche dietro al terzetto con il secondo e il terzo della generale. Allora Kvasina questa mattina 41 secondi di vantaggio nei confronti di Ben Swift, buongiorno 54 secondi, mentre Menties
e in classifica generale sesto a 1:20, Rebellin 2:22. Vediamo anche un pimpante di Damiano Cunego nel gruppetto alle spalle dei corridori, con un corridore della Colombia, della Movistar Colombia, e abbiamo visto anche la coppia del team Sky, quindi Henao in compagnia di Ben Swift. Bellissima questa immagine al rallentatore, qua proprio riusciamo a vedere tutto, l'espressione di Buongiorno che cerca di trovare la concentrazione in un momento che non è facile per lui. Grande Mentis, questo ragazzo che vive a Lucca. E allora riprende a salire la strada con Rebellin, che lascia la compagnia di Buongiorno Kvasina e prova a riprendere la ruota del ragazzino di Luis Mentis. Poi Damiano Cunego con lo scalatore della Movistar Colombia, Montana, nomen omen, perché uno scalatore che si chiama Montana veramente ha un destino nel suo nome. Luis Mentis e Davide Rebellin. Attenzione, molto importante per la classifica generale, Luis Mentis e Davide Rebellin, e dietro vediamo che con Cunego c'è Montana, c'è Buongiorno, va un po' più avanti c'è Kvasina, ma non vedo le maglie del Team Sky. Ecco comparire adesso Henao che sta scortando Ben Swift con anche Pellizzotti in quel gruppo. È importantissimo Henao in questo momento perché Swift è veramente in difficoltà in questo tratto durissimo. Vediamo che Mentis ancora rilancia l'azione, ma benissimo anche Rebellin. Qua tra l'altro abbiamo un ragazzo di 23 anni contro uno che ne ha più di 40, perché Rebellin, mi confermi Andrea, che ne ha più di 40, giusto? Te lo può confermare anche lui stesso, Davide Rebellin, che ne ha più di 40. Potrebbe essere tranquillamente il figlio. In questo momento fa fatica a parlare. Insomma, è uno dei sempreverde dello sport italiano, ci sono questi casi di grande longevità nel calcio, ad esempio ricorda il regista Pietro Sollecchia Francesco Totti, chissà perché ricorda Totti Sollecchia. E Mentis intanto allunga una decina di metri proprio sul falso piano, perché mi insegni Massimiliano Lelli, dopo una salita così ripida la differenza la si fa sul falso piano che segue. Bravissimo Andrea, soprattutto quando uno sta bene perché recupera, nel pezzo duro spingi, ma nel falso piano se hai veramente una buona condizione addirittura puoi ancora spingere dandoci dentro e scalando un paio di denti. E rilancia l'azione, veramente lui è uno scalatore tipicamente longilineo. Bella questa ripresa, bella questa ripresa che ci dà l'idea dei distacchi che ci sono. Guardate i corridori sparpagliati sulla salita che sta portando questi ragazzi sulla statale 12. Poi ci sarà ancora l'ascesa fino a Barigazzo e poi la picchiata Pieve Lago. Allora Mentis con Rebellin che non vuole assolutamente mollare, e ancora 10 metri. E intanto la telecamera va a pescare proprio Benjamin Swift con il grande lavoro di Henao. Deve contenere in questa fase Benjamin Swift all'attacco, proprio in questo punto di falso piano. Rebellin tira il fiato, Mentis spinge ancora. È la differenza proprio perché Mentis sta benissimo, grande condizione, e mentre Rebellin sta cercando di tirare fuori anche tutta la sua esperienza di una carriera lunghissima, però purtroppo questo ragazzo sudafricano sta spingendo veramente al massimo. Ma mancano ancora tantissimi chilometri, mancano ancora al traguardo di Rocca Pelego. Questa è solo la penultima salita di una tappa durissima. Vediamo chi sbuca alle spalle di Rebellin, se scorgiamo qualche ombra, mi è sembrato di vedere la maglia arancio blu di un Damiano Cunego che vuole rifarsi dopo che l'altro, eccolo qua, Damiano Cunego. Quindi la situazione in corsa, Roglic ha un vantaggio, sta perdendo tantissimo Roglic, Primoz Roglic, lo sloveno classe 1989, eccolo inquadrato, ha un vantaggio di circa 1:30 adesso nei confronti di Mentis, che naturalmente è in grandissima rimonta nei suoi confronti, come sono in grandissima rimonta nei confronti del corridore sloveno anche Rebellin, che è alle spalle di Mentis, e Damiano Cunego che sta per essere raggiunto dal corridore della Movistar, se la cromaticità della maglietta non mi ha ingannato. Bravissimo Rebellin, a questo punto però conviene attendere Cunego perché magari possono darsi una mano, aiutarsi in questo momento che non è facile, perché il corridore sudafricano sta veramente spaccando il gruppo in mille pezzi. E allora va la moto ad accelerare a un vantaggio di una ventina di secondi nei confronti di Rebellin, Luis Mentis, un talento del ciclismo, secondo ai mondiali di Firenze nella categoria naturalmente under 23.
È un bel cavallino, Andrea. Il secondo anche sul Monte Bondone, una tappa difficilissima del Giro del Trentino lo scorso anno. Luis Mientes è qui, la strada continua a salire, continua a salire, e Mientes adesso si volta per controllare la situazione alle sue spalle. Davanti a lui Primoz Roglic, dietro di lui Davide Rebellin, alle spalle di Davide Rebellin Cunego e Montana. Ha questa caratteristica Mientes di rilanciare spesso la bici per ritrovare la cadenza giusta, è fondamentale, ma soprattutto anche perché lui ha questa attitudine, è uno scalatore, è un longiligno, l'abbiamo già detto, e sta veramente facendo il diavolo a quattro in questo ultimo Gran Premio della montagna. Poi abbiamo una picchiata e l'ultima salita è di 4 km e arriveranno quassù a Roccapelago. E allora Roglic, rapporto duro, però è che più differenza. Agevole adesso la pendenza, quindi può spingere. Comunque sta compiendo una grande impresa Roglic, perché lui può, transitando per primo al Gran Premio della montagna, andare a strappare la maglia verde a Gaffurini, la maglia verde di leader dei Gran Premi della montagna. Quindi Roglic deve quantomeno tenere duro, non farsi raggiungere da Mientes fino al Gran Premio della montagna. E io mi sbilancio in questa maniera perché le immagini parlano da sole. Mientes ha due stantuffi in questo momento, pedalata molto agile, fisico più possente quello di Roglic in questo momento. Comunque Rebellin che là dietro sta continuando a tenere a vista Mientes. Benissimo comunque Roglic, che sta cercando di trovare ancora la concentrazione per prendere punti a questo Gran Premio della montagna. In questo momento sta tirando il 53, è un tratto dove la strada è un falso piano e cerca veramente di trovare ancora un po' di energie, ma non è facile perché questo ragazzo ha fatto tantissimi chilometri in testa alla corsa. Ecco qua la riproposizione di un Mientes con la concentrazione sul suo volto, lo sguardo nascosto dagli occhiali. Mientes quindi dei corridori che sono in lotta per la classifica generale è quello che in questo momento ha dimostrato di avere più energie. Certo che ha un vantaggio, un ritardo, scusate, nei confronti di Ben Swift di 1 minuto e 20 secondi. Quindi un bel ritardo, e Swift l'abbiamo visto scortato da Henao, stava perdendo ma stava contenendo, non era assolutamente un corridore in crisi. No, ancora non è assolutamente tagliato fuori, cerca di gestire questa situazione che non è facile, ha un grande compagno Henao che tra l'altro ha anche esperienza, ecco. E qua si conferma quello che pensavamo potesse accadere, fosse anche un bene per Davide Rebellin, ovvero che alle spalle di Mientes si è formato un terzetto: Davide Rebellin, Damiano Cunego. In questi due nomi c'è tanto ciclismo degli ultimi 15 anni, e alle loro spalle c'è il corridore della Movistar Colombia, squadra Continental, che abbiamo detto ieri, lo ribadiamo, non c'entra assolutamente nulla con la Movistar spagnola di Valverde, Quintana e compagnia. Eccolo qua, con Montana, corridore di classe 1981, quindi un corridore esperto Montana. Cunego e Rebellin sono tre corridori di lungo corso, questi all'inseguimento di Luis Mientes. Questo è un tratto importantissimo, loro sono in tre, se cercano di tirare possono recuperare qualcosa. Non è facile perché magari sono anche stanchi, però devono in tutte le maniere dare il massimo, perché Mientes ha dimostrato che in salita ha una marcia in più. Intanto quantificabile in una decina di secondi il vantaggio di Mientes nei confronti del terzetto che ha un vantaggio di una quindicina di secondi, ci informa Radio Corsa, nei confronti del gruppo Ben Swift, del gruppo del leader della generale. Ecco, in questi tratti essere in tre aiuta perché possono darsi il cambio, quindi la scia conta, e abbiamo visto invece là solo scortato solo dalla sua ammiraglia Mientes, mentre questo è Primoz Roglic, e dietro si possono vedere già le moto che accompagnano invece il corridore della MTN Kubeka. È grande Roglic, sta veramente cercando di trovare la concentrazione, ma come abbiamo detto prima è fondamentale passare per primo al Gran Premio della montagna. Sì. Allora là in fondo vediamo il corridore della MTN Kubeka, Damiano Cunego, sull'accelerazione fatta da Harry Montana. Damiano Cunego perde qualche metro il corridore della
Nippo Fantini, squadra che è sorta quest'anno, squadra che esisteva con una sponsorizzazione simile a Nippo, ma era un'altra categoria. Adesso hanno fatto il salto tra le professional. Tra l'altro, curiosità di questa squadra, a beneficio della chiarezza e della trasparenza nel ciclismo, i dati sensibili delle visite mediche, dei controlli antidoping, dei parametri fisici di tutti i suoi corridori sono consultabili sul loro sito, e quindi se uno volesse vedere qual è l'ematocrito di Damiano, certo, Cunego, certo, può andare nel loro sito, registrarsi e vedere e capire perché Damiano Cunego va così forte in bicicletta. Talento naturale Damiano Cunego, Davide Rebellin, Henry Montana sono un terzetto all'inseguimento di Menties, con, ricordiamolo sempre, Primoz Roglic che sta perdendo tanto, ma comunque rimane lui la testa della corsa. Mancano ancora una ventina di chilometri, di cui almeno 7 in salita, quindi adesso loro finiranno questa salita, scenderanno per fare l'ultima salita. Ecco qua Menties, ecco un vantaggio poter vedere il corridore che ti precede, no? Eh sì, è un vantaggio, anche perché cerchi di tenerlo sempre a tirata di schioppo, come dice il cacciatore, e di conseguenza spero che non gli vogliano sparare. No, sparare no, però se lo vedono, se lo vedono è meglio. Da buon mare in mano Lelli ci ha messo subito lo schioppo dentro, zona di cinghiali la sua. E tantissimi cinghiali in Maremma. Roglic, bella impresa questo corridore, partito nei primi chilometri di corsa, e una fuga lunghissima per lui. Ha fatto più di 80 chilometri e ancora sta spingendo, è importantissimo il campione della montagna per lui. E intanto Damiano Cunego, dopo che Montana aveva fatto questa sparata, aveva perso qualche metro, ma dimostra di stare bene perché si è riportato davanti, adesso è lui a fare il attenzione ritmo. Che Montana ha alzato la mano perché sta chiamando l'ammiraglia, probabilmente vorrà prendere gli zuccheri per usarli nel tratto in discesa. Sì, non sembra avere un problema meccanico oppure una foratura Henry Montana, e quindi alza la mano per chiamare l'ammiraglia. Ecco qua che vediamo proprio lo sforzo di Damiano Cunego, che con lo sguardo va a cercare se e dove è il corridore sudafricano. In questo momento Damiano sta andando benissimo, è buona anche la sua cadenza. Ha passato un tratto un chilometro prima, era un po' in difficoltà, ma ora si sta riprendendo e sta rilanciando il terzetto per cercare di rosicchiare qualche secondo a Menties, ma non è facile. Allora, Roglic sempre con una pedalata più pesante rispetto ai corridori che lo stanno inseguendo, e abbiamo detto di quanto stia perdendo logicamente il corridore sloveno dell'Adria Mobil nei confronti di Menties, che è in forte rimonta su di lui, e si mantengono a circa una decina di secondi Cunego, Rebellin e Montana. Montana ancora chiama l'ammiraglia perché la Scott è diciamo il cambio ruota, ma sta cercando di chiamare la sua ammiraglia, probabilmente ha bisogno di più che alzare la mano avrebbe bisogno di un telefono, visto lo sponsor che ha, perché l'ammiraglia alle sue spalle non c'è. In questo momento il direttore di corsa non fa passare le ammiraglie, rimane solamente la macchina della Scott e del cambio ruota. Anche perché Radio Corsa informa che i corridori del gruppo sono letteralmente sparpagliati lungo tutta la salita, e quindi la strada è stretta, comprensibile che le ammiraglie saranno almeno 2-3 minuti dietro alle spalle di questi, che sono il terzo, il quarto e il quinto di questa tappa. Il primo è Roglic, il secondo è Menties, e adesso la moto va proprio a cercare Menties. 10 secondi dicevamo, in un attimo si riportano sul corridore sudafricano, eccolo qua che è alla caccia di Primo Roglic. Ci sono sempre questi 10 secondi, ma lui comunque sta andando su benissimo, la cadenza è buona, rilancia l'azione spesso, si alza in piedi, lo vediamo benissimo, molto composto sulla bici, la caviglia piccola proprio di come un cavallino di razza, come diciamo noi, è uno scalatore. Allora, 43 secondi il ritardo in questo momento, l'abbiamo sentito da Radio Corsa, il ritardo nei confronti di Primoz Roglic, quindi 43 secondi, all'inizio salita erano 2.50, ecco perché vedete l'ammiraglia dell'Adria Mobil ferma sul lato della strada, e intanto va
Primoz Roglic va a transitare, comunque missione compiuta, missione compiuta per lui, perché siamo già nella zona fettucciata del Gran Premio della Montagna, l'ultimo Gran Premio della Montagna di questa gara. E naturalmente però vi abbiamo detto e vi confermiamo che l'arrivo è posto al termine di una salita di 3 km 800 metri, quindi questo è l'ultimo Gran Premio della Montagna valido per i punti della speciale classifica, ma dovranno ancora affrontare una salita importante. E poi attenzione, perché dopo il Gran Premio della Montagna non si ferma la salita ma prosegue fino a Barigazzo per arrivare ai 1200 metri. Roglic transita adesso, Gran Premio della Montagna per lui. Adesso in questo momento è tranquillo, ha capito che ha vinto la maglia e di conseguenza prende anche morale. Mentes anche lui passa e andiamo a vedere il ritardo dei tre all'inseguimento. Si ferma la nostra moto di ripresa per andare a certificare quanti secondi di ritardo ci siano, ed eccoli che passano adesso Cunego, Rebellin e Harry Montana nell'ordine con un ritardo di 14 secondi, 14 secondi da Mentis naturalmente. È ora importante veramente che trovano l'accordo, vediamo Davide Rebellin che cerca di prendere un po' di energia, sta prendendo gli zuccheri, mancano 20 km alla conclusione, anche Montana ha trovato, probabilmente è arrivato il direttore sportivo. È una fase molto delicata, vediamo ancora Roglic davanti che cerca di tenere, qui è un tratto di falso piano, prima che poi comincia la discesa finale e poi ci sarà l'ultima salita di 3,5 km, che tra Roglic, l'altro non è durissima, ma insomma il primo chilometro e mezzo è abbastanza. Allora, Primoz Roglic transitato al Gran Premio della Montagna, ha raccolto i punti, quindi sarà lui il vincitore della speciale classifica. Alle sue spalle Mentis, che sta riportandosi velocemente proprio sulla testa della corsa, e poi dietro 14 secondi abbiamo Rebellin con Cunego e Montana. Ecco qua Mentis, la nostra moto di ripresa lo inquadra, quindi si sta proprio portando, ecco la conferma. Primoz Roglic dopo più di 110 km in fuga solitaria viene raggiunto da Mentis, ancora qualche secondo e poi Mentis scavalcherà Roglic, che io non credo che possa avere la possibilità di rimanere con uno scatenato corridore sudafricano. Alle loro spalle 14 secondi un trio composto da Cunego, Rebellin e Montana. Cosa importante però che alle spalle c'è il gruppetto con Pellizzotti, ma soprattutto Benjamin Swift. Il gruppo con Benjamin Swift è composto anche da Francesco Manuel Buongiorno e da Mattia Kvasina, ovvero il primo, il secondo e il terzo della generale sono dietro tutti insieme e stanno pagando 1 minuto e 0,5 secondi al Gran Premio della Montagna. Praticamente Mentis è a 5 secondi da fare il sorpasso in classifica generale. Aveva un ritardo questa mattina di 1 minuto e 20 secondi, ha 10 secondi nelle sue mani di abbuono se dovesse vincere questa tappa, e quindi virtualmente in questo momento Mentis è a soli 5 secondi dallo scalzare dalla classifica di leader della generale Benjamin Swift, che sta tappa facendo una grande impresa. Una grande tappa, un finale veramente ancora molto aperto, ma come dici tu Andrea, veramente sono 5 secondi niente, ancora manca una salita, dunque attenzione che lui veramente si può giocare. Hai visto il cuore del corridore, ha provato a tenere la ruota di Mentis 10 metri e poi ha dovuto mollare. Primoz Roglic, Roglic quindi è stato sfortunato, perché in questo tratto qua che è un falso piano, se riusciva a scollinare perlomeno almeno nel tratto di discesa poteva arrivare sotto all'ultima salita insieme a Mentis. Ma la sua missione l'ha già compiuta Primoz Roglic, grande protagonista della tappa odierna, la quarta tappa della settimana internazionale Coppie Vartale. Si volta Mentis, ma la sua preoccupazione è per il terzetto al suo inseguimento. Ecco qua Roglic che è stato subito raggiunto anche da Cunego, Rebellin e Montana, che continuano a rimanere lì. È una velocità molto alta del terzetto, non riesco a capire se si studiano, se sono stanchi, mentre vediamo benissimo come rimane concentrato
Però corridore sudafricano. Il cronometro certifica che il ritardo del terzetto nei confronti di Mentes rimane sempre intorno ai 14 e 15 secondi, quindi in questa fase di falso piano non sta perdendo nulla Mentes, complimenti, perché lui da solo, mentre i corridori qui alle sue spalle possono invece darsi i cambi. E Roglic prova a rimanere con loro dopo aver tirato il fiato per una ventina di secondi. Ecco qua Mentes ancora, lui arrivò secondo al campionato del mondo Under 23 in solitaria praticamente. E intanto qua abita Barigazzo vicino Lucca, e tra l'altro lui si allena molto, molto sul Monte Serra, che è una salita che hanno fatto un po' tutti i grandi campioni, e mi hanno detto che fa dei tempi veramente eccezionali. Dunque sicuramente un ragazzo giovane di 23 anni e sta facendo un grande numero. Vediamo come rilancia l'azione. Ricordavamo proprio l'altro giorno l'anima italiana di questa squadra, perché a Lucca proprio la sede, i magazzini. E qua comincia la discesa, ora vediamo se riesce veramente a comportarsi anche nella discesa, soprattutto nelle traiettorie. Ora è fondamentale mantenere questo vantaggio e cominciare l'ultima salita. E adesso è Montana, Harry Montana, a fare l'andatura. Alle sue spalle Rebellin e Damiano Cunego con Roglic si stanno preparando, mentre in questa fase ci segnalano che il gruppo alle loro spalle ha perso un ulteriore secondo nell'ultimo chilometro, quindi la situazione vede un uomo solo al comando, il dorsale 91 Luis Mentes, classe 1992 della MTN Kubeka. Sta affrontando poi, benissimo le curve. Poi a 16 secondi abbiamo il gruppetto che abbiamo appena visto inquadrato con Rebellin, Cunego, Montana e Roglic. Eccoli qua, alle loro spalle a 1 minuto e 06 secondi, quindi a 50 secondi da questo gruppo che vediamo inquadrato c'è il leader della generale Benjamin Swift in compagnia del suo compagno Enao di Buongiorno, di Pellizzotti e di Kvasina. E va tra l'altro in questa fase una discesa dove bisogna ancora spingere e far mulinare le gambe. E qui deve veramente spingere perché il terzetto non è lontano, sta cercando la posizione aerodinamica al massimo, le traiettorie sono buone, le curve le sta affrontando in maniera perfetta. Peccato che non c'è una moto staffetta davanti che magari gli fa da punto di riferimento, che è fondamentale. Si è voltato per controllare il terzetto, qua massimo rapporto 53-11. Vediamo dietro Montana che si sta ancora mettendo le mani sulle tasche, probabilmente cerca ancora qualcosa per trovare energia in questa parte finale. Attenzione perché manca ancora una salita di 4,5 km. Tra l'altro Damiano Cunego è un ottimo discesista, abbiamo visto Cunego e Rebellin guadagnare qualche metro nei confronti dei due corridori che erano in loro compagnia, ovvero Roglic e Montana. Guarda, va a disegnare molto bene le curve perché si vede benissimo, allarga e va a stringere al collo. Questo bravissimo corridore sudafricano che a febbraio ha vinto il campionato continentale africano, nel 2013 è stato premiato come miglior corridore africano. Quindi è un predestinato del ciclismo sudafricano, abita vicino a Johannesburg la sua famiglia e lui è nato lì. Poi naturalmente adesso durante la stagione del ciclismo, come diceva prima Massimiliano Lelli, abita nella città toscana di Lucca, una bellissima città murata. Serpiano, e allora passa il cartello di Serpiano in discesa, Luis Mentes. Attenzione qua, ha sbagliato un po' la curva, è entrato veloce, però tutto sotto controllo, si rimette in posizione, qua addirittura cerca di recuperare un po' di... E qui ha fatto un numero, ma credo che sia un gioco della nostra regia, perché se riesce ad andare avanti e indietro ma in questa maniera... Ma sta rischiando, Andrea, sta rischiando, però è normale perché è in testa. Eh sì. E allora Mentes con alle sue spalle una coppia, perché l'ultima mano si sono riuniti nuovamente, Rebellin, Cunego con Roglic e Montana, e poi il gruppo di Swift. Siamo ai meno 13 chilometri dall'arrivo, meno 13 dall'arrivo, quindi la situazione è importante, è importante la segnalazione che ci arriva in questo momento da Radio Corsa, ai meno 13, mentre rimangono sempre 15 i secondi. Rimangono sempre 15 i secondi di vantaggio di Mentes nei confronti del gruppo Rebellin e Cunego, sono calati a 55 i secondi di vantaggio
di Menkes nei confronti di Swift. Ricordiamolo, lui in generale ha un ritardo di 1 minuto e 20. Il primo classificato della tappa ha un abbuono di 10 secondi, il secondo 6 e il terzo 4. Ed ecco che rilancia l'azione ancora. 15 secondi, il distacco si sta voltando per controllare. È fondamentale perché se lui riesce a capire dove sono i ragazzi prende ancora morale e coraggio. Posizione aerodinamica anche nel tratto che la strada sale leggermente. Allora, questo è il tratto secondo me più impegnativo per Luis Menkes, perché la vera e propria discesa inizierà quando mancheranno 8 km. Qui si trova in un tratto in cui ha lievi tratti in discesa, ci sono anche questi tratti in salita. Lui è da solo, quindi fa naturalmente più fatica, nessuno gli può dare il cambio e quindi è svantaggiato nei confronti degli altri. È svantaggiato dalla però, parte sua, però ha il vantaggio che sta molto meglio degli altri. Sta molto bene, vediamo che spinge il 53, questo tratto qua 53-17. Ha ancora forza che si vede benissimo, è concentrato. Non è scomposto perché sai, un corridore nel finale di tappa così, se comincia a muovere le spalle si capisce benissimo che è arrivato proprio alla fine. Invece lui ancora, la posizione è bellissima. Vediamo dietro che la velocità è molto più, sembra... Attenzione, Roglic ha tenuto, Roglic. Bravo, complimenti, però non ha potuto tenere il passo appena la strada ha cominciato leggermente a salire. Con Rebellin, Damiano Cunego e Montana che sono sempre rimasti tra i 14 e i 16 secondi, incredibile, praticamente hanno lo stesso passo di Luis Menkes. Eccolo qua inquadrato con l'ammiraglia che va a confortare, va a dare indicazioni al proprio corridore che sta facendo un'impresa bellissima e comunque gli... Questo momento è stato fondamentale, bravissimo molto... il direttore sportivo che ha dato dei consigli importanti, ma soprattutto ha dato morale. Mancano pochi chilometri, ce la può fare, perché dietro il terzetto nei tratti che possono recuperare qualcosa non riescono veramente a far niente di meglio, dunque ci sono delle buone possibilità. Ed ecco qua Damiano Cunego, Rebellin e Montana. Ha sempre le mani in tasca Montana, non capisco. Acqua per lui in questo momento, la bottiglietta di acqua l'ha messa sotto la maglia. Abbiamo visto dopo che ha affiancato Menkes l'ammiraglia della MTN Kubeka si è fermata per far passare anche gli altri corridori. Posizione da cronoman adesso in questo tratto per il corridore classe 1992 che ha attaccato sull'ultimo Gran Premio della montagna, una salita con pendenze che arrivavano al 15-17% in alcuni tratti ed è proprio lì che ha fatto la differenza Luis Menkes. 1 minuto e 20 secondi il suo ritardo in generale, a soli 15 secondi di vantaggio su un terzetto di vecchi marpioni come Cunego, Rebellin e Harry Montana. Ecco qua, mentre invece ci conferma Radio Corsa che il vantaggio di Menkes nei confronti del gruppo di Swift è immutato e quindi la situazione quando mancano 11 km è la seguente. Il corridore inquadrato in questo momento da Pietro Sollecchia ha 16 secondi di vantaggio sul terzetto a suo inseguimento e 58 secondi, quindi ha guadagnato 3 secondi negli ultimi 2 km nei confronti del gruppo Ben Swift in cui è ricompreso anche Quasina e Buongiorno. Quindi lui in questo momento in classifica generale è virtualmente in seconda posizione a pochissimi secondi da Benjamin Swift. È fondamentale che in questo momento Swift abbia almeno un compagno, perché in questo tratto di falso piano un compagno sarà fondamentale per lui. Sicuramente a livello di concentrazione non sarà al massimo perché sta inseguendo, sa che può perdere il giro, dunque veramente anche la squadra, il direttore sportivo dovrà fare il massimo per rimanere a fianco al corridore. Ecco che comunque vanno d'accordo Cunego, Montana e Rebellin sempre all'inseguimento. Vanno d'accordo, ma non è la velocità altissima qua, cercano veramente di, si voltano, ma bravissimo il ragazzo sudafricano che ancora trova le energie per rilanciare in questo tratto che non è congeniale per lui comunque. Inizierà la discesa quando mancheranno 8 km, ci sarà una picchiata perché dai 1050 metri si porteranno gli 820 metri di pieve pelago per poi risalire qui dove ci troviamo noi alle pendici della Rocca Pelego.
è ancora tutto molto aperto per la classifica finale. E anche per la classifica di tappa, perché sono pochissimi i secondi che mancano, ricordiamo manca ancora una salita, la salita finale, sono veramente pochi i secondi che dividono il battistrada Luis Menties dal terzetto al suo inseguimento, con un po' più lontano ma neanche di tantissimo il gruppo composto da Buongiorno, Pellizzotti, Kasina e Benjamin Swift fra gli altri. Molto più facile nei tratti che lui riesce a trovare il punto di riferimento, come in questo caso vediamo benissimo che c'è una moto, fondamentale nelle curve veloci dove lui capisce subito perché guarda la moto come affronta la curva. Ecco che si volta per controllare il suo vantaggio, si vede alle sue spalle il terzetto che ormai da circa 15 km si mantiene con lo stesso distacco dalle sue ruote. E qua andiamo a vedere il gruppo con Henao che sta facendo un grande lavoro per Benjamin Swift. L'ultima rilevazione cronometrica dava questo gruppo a 58 secondi di ritardo da Luis Menties. Swift in maglia verde, poi Pellizzotti, abbiamo Kvasina e abbiamo Buongiorno. Quindi abbiamo il primo, il secondo e il terzo della generale. Roglic anche tiene la ruota di Francesco Manuel Buongiorno. Quindi Henao prezioso, preziosissimo in questo momento per Benjamin Swift. Preziosissimo. E poi alle sue spalle il secondo e il terzo della generale, maglia azzurra e maglia verdina, e poi Franco Pellizzotti. Henao dovrà veramente tirare a tutta fino sotto l'ultima salita, perché qua nessuno darà un cambio, è sicuro al 100%. Vediamo Swift che cerca di trovare la cadenza, probabilmente ha sofferto troppo nella penultima salita, e qua è fondamentale il lavoro che sta facendo il suo compagno di squadra in questo tratto dove la strada sale leggermente, dunque a ruota si sta benissimo, si fa per dire, perché comunque nelle fasi finali le energie sono veramente finite. Però non ci dimentichiamo che il ciclismo è uno sport di scia, dunque a ruota si risparmia anche un 30%. E comunque rimane sempre invariato anche dall'ultimo rilevamento cronometrico lo svantaggio di loro nei confronti di uno scatenato Luis Menties. Rimangono sempre 58 secondi, mentre Menties sta guadagnando nei confronti del terzetto. Quindi la situazione adesso vede, ci informa Radio Corsa, Menties con un vantaggio di 26 secondi nei confronti del terzetto composto da Rebellin, Montana e Cunego, e rimangono sempre 58 i secondi di vantaggio di Menties nei confronti del gruppo inquadrato in questo momento, che è il terzo gruppo. Quindi un corridore solitario, un terzetto al suo inseguimento e il gruppo del leader della classifica generale alle loro spalle. Ed eccolo ancora qua, un tratto rettilineo, posizione proprio raccolta per cercare la massima velocità e recuperare un po' di energie. Affronta benissimo le curve, è al limite, ma è normale, si gioca il tutto per tutto. Beh, ma sono bastate due curve per capire che questo ragazzo ci sa fare in discesa, perché proprio abbiamo visto come ha impostato le prime due curve della discesa, allargando, stringendo al cordolo proprio il manuale perfetto di come si affronta una curva. Quindi Luis Menties ha la capacità di andare forte in discesa, e Henao invece in questa curva non benissimo, rallenta un po' Benjamin Swift. E comunque è una lotta all'inseguimento che vale non solo per la vittoria di tappa, ma a questo punto anche per la classifica generale. Ed è una bellissima tappa. Gruppo sparpagliato sui 150 partenti di questa mattina, infatti ne vediamo inquadrati solo meno di una decina. È importante spostare in questo momento. Le sta pennellando, ciclisticamente noi diciamo così, le sta pennellando in maniera perfetta. È importante sfruttare tutta la carreggiata per non perdere velocità nelle curve, quindi concentratissimo, con una ottima velocità. Poi importantissima anche la posizione aerodinamica, perché sappiamo quanto l'aria sia il maggior freno in questi casi, quindi la posizione perfetta per Luis Menties. Grande lavoro di Henao, non c'è collaborazione, è tutto sulle spalle del colombiano del Team Sky l'inseguimento di quel gruppo. Normalmente gli scalatori non sono dei grandi draghi in discesa, però lui sta dimostrando di andare in maniera perfetta. E sarà contento Vincenzo Nibali di quello che hai appena detto, oppure Paolo Savoldelli, no, oppure anche Quintana. Ma gli scalatori puri
gli scalatori puri. Di solito Nibali hanno qualche... è un bel scalatore no, puro. No, Nibali non è un scalatore puro, se no qui Andrea. Nibali è uno molto completo, che è molto differente. No, allora, scalatore puro si Nibali... parla di colombiani, di gente. Allora, Nibali va forte più di un colombiano in salita, poi è bravo perché va forte anche il cronometro e in discesa, quindi completo. Quello però è completo. Se non è uno scalatore no, puro Nibali. Però puro non puoi dire che è uno scalatore puro, se no allora. No, tu devi dire uno scalatore solo allora. Solo uno scalatore. No, non la penso come te, però dai, va bene uguale. Uno scalatore puro, guarda i tempi sulle salite di Nibali e di quelli che tu chiami scalatori puri, e credo che Nibali gli dia dei secondi. Ma io ricordo che in carriera parecchi che vanno forte in salita, magari in discesa, non erano dei draghi. Poi le eccezioni ci sono, e di cui è uno è quello che te mi ha detto Nibali, che sicuramente è uno molto completo. E per questo che poi riesce a vincere le grandi corse a tappe. Vabbè, disquisizione tra me e Massimiliano Lelli, che poco importa ai nostri telespettatori, credo. Mentre Luis Menties finisce. E qua comincia la salita. Finisce a Pieve Lago. Attenzione, è un problema. Cambio. Un problema. Salita finale per Luis Menties, 3 km 800 metri. La parte iniziale di questa salita è la più difficile. Sì, il primo chilometro e mezzo è quello più impegnativo. Ha avuto un piccolo problema per mettere la moltiplica piccola, meno male che non è saltata la catena. È riuscito a recuperare. Qua sarà il primo tratto, il primo chilometro e mezzo, quello più impegnativo. Poi la parte finale è tutto in falso piano. Si vede benissimo. Un problema proprio nel passaggio, nel cambio per Luis Menties, però non credo che abbia perso più di 2 secondi, perché è stato fortunato che la catena non sia caduta, quindi non ha perso. Mentre ancora il gruppo di cui fa parte Benjamin Sweet è in discesa, sta piombando su Pieve Pelago, il secondo gruppo inseguitori che inizia la salita in questo momento. E allora inizia la salita con 57 secondi di ritardo da Luis Menties, mentre invece Rebellin e Cunego hanno incredibilmente perso tantissimo nell'ultima fase della discesa. Quindi la situazione all'inizio della salita era Menties a 43 secondi, Rebellin, Cunego e Montana a 57 secondi, il gruppo che abbiamo visto transitare Benjamin Sweet. 3.000 metri all'arrivo. 3 chilometri all'arrivo, e qua Henao credo che abbia finito veramente la benzina, ha fatto un grande lavoro per Sweet e ora prende la situazione in mano. Buongiorno anche. Pellizzotti si stacca, non riesce a tenere le ruote del gruppo di Benjamin Sweet, mentre ancora una bella pedalata da parte di Menties, che a questo punto può crederci per la classifica generale. Qui abbiamo Quasina, buongiorno, con Henao e Benjamin Sweet che si stanno riportando su Cunego, Rebellin e Montana. Che finale, bellissimo veramente. Ancora tutto aperto, non per la tappa ma per la classifica finale. Vediamo che Sweet cerca veramente di dare tutto, è stato informato dall'ammiraglia che la situazione è proprio al limite, dovrà dare il massimo per poter vincere questo giro a tappe. Meno 3 chilometri, allora sono 43 i secondi, di ritardo del gruppo di Rebellin in questo momento, mentre invece Sweet... Il gruppo di Sweet passa a 1 minuto, quindi hanno perso 5 secondi nei primi 700 metri di salita. Ed ecco qui Cunego, Montana e Rebellin che stanno però per essere raggiunti da dietro, da Quasina che è uscito dal gruppo di Benjamin Sweet. Quindi ricapitoliamo, 1 minuto il vantaggio di Luis Menties nei confronti di Sweet. Quindi è a 10 secondi dalla maglia di leader della generale, il corridore inquadrato in questo momento. Benjamin Sweet ancora una bellissima pedalata. Guarda, deve quasi pedalata. Smettere di frenare e di pedalare in questo tornante. Ma rilancia l'azione ancora. È veramente incredibile, questo ragazzo ormai sta assaporando il fatto che può vincere la corsa, e sicuramente l'ammiraglia gli ha anche detto che può vincere anche il giro, perché si sta giocando veramente sul filo dei secondi. E qua Montana, Rebellin e Cunego con Quasina, buongiorno. E Sweet sta perdendo dei metri, ancora prezioso il lavoro di Henao. Vediamo Benjamin Sweet, non ha tenuto sulla parte più difficile della salita, si volta Damiano Cunego a controllare la situazione alle sue spalle, e c'è la coppia con Henao che sta facendo il ritmo a Benjamin Sweet, continua a pedalare con grande frequenza invece Luis Menties. Sembra quasi che c'ha il sorriso,
Kvasina, allora la situazione in generale questa mattina vedeva Kvasina a 41 secondi, quindi se Swift dovesse crollare, ma lo vediamo ancora là con Montana, non sta perdendo molto, due chilometri, allora facciamo partire il cronometro, 2 chilometri, Luis Mentes all'ultima rilevazione aveva 1 minuto di vantaggio da Benjamin Swift, e intanto è Francesco Manuel Buongiorno in una smorfia a rilanciare l'azione e a scattare con il passo regolare di Henao che vuole aiutare Swift, che comunque veramente complimenti per un ragazzo che è definito secondo me in maniera inappropriata un velocista, è veramente un grande motore Benjamin Swift da Rotterdam, la e fatica qua, e la concentrazione per il corridore inglese è qua, è pilotato da un gregario di lusso Henao che cerca veramente di salvarlo, ma non è facile anche perché in questo momento la strada non siamo ancora proprio in cima, dunque di conseguenza dovrà fare il massimo per non fargli perdere troppo tempo. E vediamo al passaggio ai meno 2 che quanto avranno di ritardo, che differenza. Però Mentes va, ecco, allora posso andare a fermare il personale cronometro, un minuto, quindi non ha guadagnato e non ha perso nulla Mentes nei confronti di questo drappello, è ancora 10 secondi dalla generale, ma sta dando tutto Luis Mentes, ormai la tappa credo che sia proprio sua, possa essere archiviata questa notizia, ma adesso lui sta lottando per vincere la classifica generale. Eh sì, perché a questo punto siamo lì Andrea, ci sono pochissimi secondi, vediamo Montana che cerca di allungare. Informati in questo momento del loro ritardo di 1 minuto nei confronti del leader della tappa, e allora Montana scatto, ma Damiano Cunego brillante va a riprendere le ruote del colombiano con Rebellin e con Swift che si è riportato sulle ruote, e intanto prosegue con grande concentrazione Luis Mentes. Ha fatto un grande numero perché più di 30 km da solo nel finale di tappa, una tappa molto impegnativa, bravissimo questo ragazzo, un grande scalatore e anche decisista. Vedendo l'arco dell'ultimo chilometro per Luis Mentes dopo la fatica di 340 km e 300 metri, ecco che va a cominciare l'ultimo chilometro. E adesso dovrà dare tutto perché si sta giocando anche la vittoria in classifica generale. Una grande sorpresa. Henao, straordinario il lavoro fatto da Sergio Henao per Benjamin Swift. Nessuno è riuscito a evadere da questo gruppo. La differenza di un grande gregario quando veramente svolge il lavoro in maniera perfetta. Si dice sempre gregario di lusso perché c'è al momento giusto. In questo momento è fondamentale per cercare di salvare la maglia, ma non sarà facile, siamo lì proprio al limite dei secondi. Allora Mentes si alza ancora sui pedali, allora sarà importante anche il gioco degli abbuoni, ricordiamo 10 secondi al vincitore di tappa, ma ci sono 6 e 4 secondi al secondo e al terzo, quindi importantissimo per Swift riuscire a rimanere e riuscire a salire sul podio di tappa a questo punto, visto che si sta giocando la classifica generale proprio per pochi secondi. Ancora Henao a scandire il passo, Mentes a rilanciare l'azione 1 minuto più avanti. Bravissimo questo ragazzo, ancora pochi metri. Attenzione, Radio Corsa informa che al passaggio a meno di 1 chilometro è 1.07 il vantaggio di Mentes nei confronti di Benjamin Swift. Vuol dire che è solo a 3 secondi virtualmente dalla maglia di leader generale. A questo punto diventa fondamentale per Benjamin Swift anche il gioco degli abbuoni. E qui deve dare tutto. Non ha né direttore sportivo, non ha niente, speriamo che veramente spari il tutto perché la strada addirittura qua è un falso piano. Ecco qua ancora Henao con Swift, grandissima comunque prestazione di Benjamin Swift, nessuno avrebbe potuto immaginare che fosse ancora lì a 1 chilometro, ancora lì con una grande pedalata insieme a Cunego, insieme a Rebellin, insieme a Buongiorno. E intanto è già arrivato nella zona con le transenne, quindi sono 150 metri per lui, rilancia l'azione, ormai è fatta.
Allora, grande impresa per Luis Menties, grande impresa, adesso vedrà l'arco dell'arrivo a Rocca Pelago, perché Luis Menties, dopo 141 km e 300 metri, di cui tanti, tantissimi salita, va a vincere la tappa, che primo numero, al traguardo, Luis Menties, facciamo partire il cronometro. Allora, il vantaggio che deve avere Menties per essere il nuovo leader della coppia di Bartali deve essere 1 minuto e 11 secondi. Però naturalmente Swift dovesse arrivare secondo, vincerebbe dei secondi di abbuono, quindi tutta da vivere intanto i replay dell'arrivo di Luis Menties, che ha spinto fino all'ultimo metro, perché giocheremo questa vittoria della settimana internazionale di Coppie Bartali proprio nell'ordine dei secondi. E ancora Henao, ancora che cerca veramente di pilotarlo fino sotto il traguardo. Qua è fondamentale fare lo sprint, ma purtroppo non ci sono più le gambe. E allora siamo a 300 metri. Sono tutti insieme. Fondamentale quindi sarà per Benjamin Swift avere anche il supporto. Parte Kvasina per lo sprint con Swift, che però mi sembra capace. Anche Damiano Cunego. Cunego davanti con Swift e Rebellin. Ecco qua, Damiano Cunego va a prendere la seconda posizione. Ma occhio al cronometro, perché 1:12. E attenzione, clamoroso, per 2 secondi. Non ha preso gli abbuoni. Mi confermi, è arrivato quarto. Non ha preso gli abbuoni. Pensa stasera. Incredibile. Bastava una posizione in più. 1:12. Il ritardo del drappello che vediamo inquadrato nei confronti di Menties. 10 secondi di abbuono. E va a guadagnare 1:22 su Swift. Per Swift bastava che mettesse la ruota davanti a quella di Rebellin per vincere la coppia Bartali. È incredibile delle volte come si può perdere una corsa. Però attenzione, che comunque il ragazzo sudafricano ha fatto un grande numero, 30 km da solo, fortissimo in salita, molto bene in discesa, è arrivato qua come un falco grande. E tanto adesso arriva Franco Pellizzotti. Franco Pellizzotti è stato con il gruppo dei migliori. Bravissimo Franco Pellizzotti, comunque sempre grande grinta per lui. E quindi all'ombra della rocca di Obizzo da Montegarullo, che era un grande condottiero che combatté contro gli estensi, ha fatto una grande impresa Luis Menties, che invece viene da Johannesburg, Sudafrica, perché ha colto 2 piccioni con una fava, o con meglio 2 piccioni con una vittoria. Classifica di tappa e generale e classifica di tappa per il giovane corridore sudafricano. Il famoso detto tappa e maglia, no? Tappa e maglia, maglia definitiva. Ecco qua, naturalmente. L'espressione è bellissima di Swift. Avrebbe meritato anche lui di vestire la maglia del generale per la grinta che ci ha messo. Tanto vediamo, è arrivato anche Petilli, che andrà a vestire la maglia di miglior giovane per il secondo anno consecutivo. Simone Petilli, ottimo scalatore, giovanissimo, in forza alla Unieuro Biller Trevigiani. Ecco qui la classifica con Swift in quarta posizione, qua il podio dell'arrivo di tappa. E allora andiamo a sentire Luis Menties, il vincitore, e anche Simone Petilli, allora, il miglior giovane. Ragazzi, Monte Cimone intanto inquadrato. Dopodiché procederemo con la consegna delle maglie speciali. Incredibile impresa di Luis Menties, tappa e vittoria della settimana internazionale Coppie Bartali. Una great performance today, a great victory. Yeah, thank you very much. The team supported me really well and I felt really good and yeah, very happy with the result. Did you plan this attack? I was thinking of going on the last climb, but I saw I had really good position on the second to last climb and everyone was looking like they were suffering, so salita, I quindi ho provato ad attaccare. When did you know the victory, also the general classification? Quando hai saputo anche della vittoria della generale? Appena subito dopo la linea d'arrivo, quando è arrivato Benjamin Swift. Petilli, miglior giovane italiano, quindi la nostra speranza per il futuro c'è, sei soddisfatto? Sì, questa maglia l'avevo vinta lo scorso anno, che è stata un po' la prima corsa in cui mi sono messo in luce e quest'anno ci tenevo molto a riconfermarmi. L'altro giorno ho sofferto un po' l'acqua e la pioggia, ma oggi con le salite non c'è stato niente da fare. Complimenti. Grazie.
Simone Petit, e qua abbiamo visto Menties che ha ringraziato anche per l'aiuto la squadra, anche se dalle immagini che abbiamo visto noi la squadra l'ha aiutato poco negli ultimi 30 km perché era da solo a pedalare. Comunque bravo questo ragazzo sudafricano, grande vincitore per la settimana internazionale Coppi e Bartali, quindi Albo d'Oro che va ancora a premiare un giovane di sicuro talento in questa gara che si svolge tra la Romagna e l'Emilia. Ha fatto veramente un grande numero e sono contento, mi dispiace perché anche Swift si meritava veramente, però attenzione che questo sudafricano ha fatto un grande numero. E quindi secondo in classifica generale Swift ha soli 2 secondi, terzo invece Kvasina, praticamente 3 stranieri ai primi 3 posti della settimana internazionale di Coppi e Bartali. Quindi vittoria di tappa, vittoria di generale Luis Menties dalla settimana internazionale di Coppi e Bartali. È veramente tutto, buonasera a tutti voi. Buonasera a tutti.